direi di cominciare. Stasera abbiamo a disposizione due illustri operatori dell'Istituto dei Tumori di Milano, veramente uno ex, Andrea Micheli, che è un epidemiologo, e poi successivamente Roberto Mazza, che lavora all'ufficio di pubblica relazione col pubblico. Di relazioni col pubblico, io mi confondo sempre, e quindi diciamo che abbiamo già fatto dei discorsi sull'epidemiologia e stasera però si entrerà nel merito anche, credo, facendo degli esempi concreti di come si lavora, di quali sono gli effetti che contraddistinguono il lavoro epidemiologico che si fa in relazione alla prevenzione. Diciamo, noi consideriamo che l'epidemiologia è fondamentale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, nei territori, per l'ambiente, e quindi diciamo che le persone che intervengono in questo frangente sono esperti e quindi saranno in grado di spiegare in particolare, facendo appunto degli esempi, credo, di carattere ambientale, Andrea Micheli, e poi di carattere stile di vita, perché parlerà soprattutto della questione del fumo Roberto Mazza. Quindi, bando alle ciance e partiamo. Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Andrea Micheli. Con mia formazione io sono sociologo e statistico medico. In questa veste ho diretto per una comunità di epidemiologia e studio dei tumori, e adesso mi diletto andare in giro a insegnare qualcosa che ho imparato, e quest'anno per esempio ho lavorato per la facoltà di scienze politiche, però l'anno prossimo non so, vedremo. Per cui diciamo, la cosa che vi presenterò stasera è molto legata all'esperienza che ho avuto in questi anni. Per 10 anni ho avuto l'avventura di dirigere dei progetti per l'Unione Europea, per cui la gran parte dei dati che vi presento sono uno su base europea, quindi collochiamo il nostro paese all'interno della situazione dell'Unione Europea. Per la gran parte questi dati stati presentati al Parlamento europeo, al Parlamento italiano, ovunque. E questo per farvi capire come l'informazione scientifica su questi temi passa nei canali anche istituzionali, ma non si trasforma in scelte politiche e modifiche. Seguendo i titoli che mi sono stati assegnati, io parlerò di 4 punti. Cercherò di tenere la mia presentazione in mezz'ora, qui abbiamo poi il tempo di chiacchierare insieme, e parlerò di ricerca e quindi cosa significa scienza medica oggi. In particolare io sono epidemiologo di oncologia, per cui mi occupo di cancro, e i miei esempi sono tutti riferiti a questo ambito di patologia. Poi parleremo sempre. Ogni punto qua in grossetto sono pezzi del chilo che mi è stato segnato. Seconda questione, parleremo di epidemiologia, ambiente e sistemi sanitari, poi partecipazione, ambiente e prevenzione, e poi dico la mia opinione sul che fare, che è stata la finale di alcuni interventi che ho seguito in questo corso, secondo me molto interessante, che ho seguito con passione in queste ultime settimane. Allora, faccio anch'io un pochino di filosofia. Io ho un bigino nella mia testa, molto semplice, che mi fa costruire sul come, io sono un ricercatore, no? Sul come si fa la ricerca. E allora ho sentito qua alcuni accenni di questa natura, e nel mio bigino mentale, e quelle poche cose che ho studiato negli anni, di quella cosa che si chiama epistemologia o filosofia della scienza, e la applico a quella che è la medicina. Allora, io so questo, insomma, che
fino a un certo punto ha governato la conoscenza Aristotele, no? E diceva che la scoperta era il setto. Cosa vuol dire? Che la conoscenza viene da Dio. Qualcuno se ha in mente il nome della rosa, e si ricorda il film o il libro, se si ricorda Jorge quando parla da tribuno, dice: perché la conoscenza è scritta nelle scritture. E contro chi va? Lui va contro Baskerville, no? Il monaco, quello che porta gli occhiali, eccetera, che è l'innovazione, è la scienza nuova che avanza, cioè chi è? È Galileo. Galileo, da lì parte quella che noi chiamiamo scienza. Pensiero sperimentale induttivo, cioè praticamente l'idea è che c'è una prova, questa prova si fanno le leggi generali. Poi, un secolo dopo, c'è Newton che dice: no, guardate che se si può fare una cosa diversa, io posso, faccio l'esperimento e da lì trago faccio l'esperimento generale e poi trago indicazioni più specifiche, quindi fare le cose opposte. Poi insomma, il secolo scorso c'è questa mente che si chiama Einstein, che allora dice una cosa che secondo me chiarisce un punto che secondo me è molto utile per capire cosa si fa adesso quando si parla di rischio relativo, di probabilità, eccetera. Dice: il mondo delle idee è separato dal mondo delle cose. Non solo, da lì in avanti si spacca un paradigma tremendo, cioè praticamente si spacca l'idea che le leggi siano universali stabilite. Quella che dopo di lui c'è tutta la teoria quantistica, lì ci sta dentro l'idea che tutto invece è basato sulla probabilità. Non c'è più niente di vero, c'è la probabilità degli eventi. Allora io mi chiedo, tutta questa storia non è la storia della medicina? Prima c'era la medicina fantastica, la medicina dei maghi, la medicina. Poi dopo c'è stata la medicina, quella per le malattie infettive, quella che si crede che praticamente date una cosa guarisci tutto. E poi adesso c'è la medicina delle malattie di generazione, no? Quando, e quindi la medicina della probabilità. Noi siamo in questo mondo qua. Tenete conto che contemporaneamente poi le attitudini dei medici convivono le varie attitudini. Ancora adesso abbiamo dei santoni, la gente che dice che magari con un sasso si guarisce, guarda, e siamo ancora alla roba di Aristotele. Poi c'è chi dice che se una legge deve essere uno. Adesso l'idea invece è quella che noi possiamo costruire delle teorie e quello che conta è il rigore con cui facciamo queste teorie. Secondo me, dopo finirò questo discorso, secondo me c'è una cosa che la medicina sta producendo, un avanzamento ancora di questa storia qua filosofica. Allora, per farvi capire cos'è il disastro che stiamo andando avanti in questi anni, io nell'ambito della mia attività che ho fatto con l'Unione Europea, ci siamo anche occupati della produzione scientifica dell'Unione Europea. Questi due tratti mostrano, per gli Stati Uniti d'America e per l'Unione dei 27 paesi, come va la produzione nel campo del cancro, che è quello di cui mi occupo io. Se come vedete, praticamente alla fine degli anni 90, i 27 paesi dell'Unione Europea producevano più articoli degli Stati Uniti d'America. Poi, da quando le politiche liberiste hanno tagliato tutti i finanziamenti per la ricerca nell'Unione Europea ha perso i colpi, e guardate che tre quarti di quell'effetto lì è l'Italia, perché l'Italia è fortissima. L'Italia è uno dei paesi al mondo di massima produzione scientifica. Purtroppo stiamo perdendo colpi anno dopo anno, perché tagliando i fondi, ricercatori in meno. Io sono andato in pensione, nessuno mi ha sostituito, per cui praticamente non c'è più ricambio, stiamo perdendo un paio di generazioni di ricercatori. Allora, questo per dire il punto della ricerca, e collochiamo per cui, diciamo, quest'idea di come fare ricerca all'interno di un processo in cui stiamo perdendo capacità di produzione scientifica, e per cui qualche soluzione dobbiamo inventarcela. Allora, adesso passiamo al punto 2 di quelle cose di cui vi voglio parlare. E vi parlerò di una serie di paradigmi che sono stati da noi presentati al Parlamento Europeo, e quindi come sulla base dei dati degli andamenti della sanità degli ultimi
10-15 anni non si pensa che si debba andare avanti per organizzare i sistemi sanitari in Europa. Dietro qua c'è sempre un ponte. Questo qui è il ponte... di Mostar. Esattamente. Mi aspettavo che lo dicesse qualcuno, esattamente il ponte di Mostar. E il Mostar è l'ultima guerra che si è svolta in Europa. E lì è la... aver ricostruito questo ponte per... significa per me, per noi, mettere in conto che dobbiamo costruire un ponte tra la cittadella della ricerca e la società, un ponte tra i diversi pezzi di società, cioè praticamente l'avanzamento della ricerca passa attraverso il fatto se saremo in grado o meno di costruire i ponti. Ho sentito che si è parlato più volte di tendenze aspettative di vita, allora, come elemento per capire come è andata a finire. Questa diapositiva mostra per i 27 più 3 paesi, l'Unione Europea, è fatta di 27 paesi, poi per un accordo ci sono altri 3 paesi che vengono sempre studiati insieme all'Unione Europea, che sono i cosiddetti paesi dell'EFTA, e sono la Svezia, la Norvegia e l'Islanda. Quindi sono 30 paesi. Allora, che cosa si vede qua? Come è andata negli ultimi 30 anni? Uno dà una valutazione di come i sistemi sanitari sono andati. Allora, per quasi tutti i paesi la speranza di vita alla nascita, che era intorno ai, intorno ai 70 anni, insomma così, è diventata intorno agli 80, alla fine di questi, 30 anni. Ma nel contempo, una cosa clamorosa, guardate la disparità di questi tratti. Le disuguaglianze sono aumentate. Cioè noi abbiamo creato un sistema capace di favorire i più ricchi, i più avanzati, e di sfavorire quelli più poveri. Cioè abbiamo prodotto un sistema delle disuguaglianze. E questo naturalmente, vi devo dire che uno dei punti del Parlamento Europeo, al di là delle posizioni politiche che poi via via governano il Parlamento Europeo, è comunque il tema delle disuguaglianze, perché i cittadini là rappresentati, i deputati rappresentati rappresentano le diverse nazioni, per cui il tema della diversità per loro è importante. Per cui si sono molto preoccupati di queste immagini che noi siamo andati producendo. Volevo farvi notare come sta cambiando le nostre aspettative di vita da quando è partita la crisi. E l'Italia, che aveva uno dei tratti, noi siamo nel gruppo delle blu, no? Che sono quel quartile del paese, quel quarto di paesi che sono cresciuti di più. Che vivono di più, però sono cresciuti di più nell'arco di 30 anni, abbiamo guadagnato un anno di vita circa ogni 5 anni, cosa che ci fa al vertice del mondo insieme alla Francia e al Giappone. Ci faceva, perché noi stiamo già misurando gli effetti della crisi, per cui noi siamo tra i paesi che cominciano a flettere, poi come se noi avessimo raggiunto un massimo, perché si può stimare bilancio sanitario di ogni anno, ad ogni finanziaria, si chiamavano così una volta, ad ogni finanziaria si può stimare qual è l'effetto in 4-5 anni a speranza di vita in un paese, perché per vivere di più ci vogliono i soldi. E praticamente voi guardate, questi sono i quartili della distribuzione, cioè vuol dire io prendo il quartile dei paesi, il 25% dei paesi che vivono di meno, poi l'altro, poi l'altro, poi l'altro, quelli che vivono di più, che noi siamo quelli di blu. Come vedete non è molto diverso dagli altri, ma quello che è drammatico sono quelli che vivono di meno. Che è come dire che noi stiamo picchiando in testa che andava peggio. E la cosa clamorosa è che la stessa cosa succede se tu guardi anche sotto insiemi del panorama europeo. Allora, questo legame che esiste tra ricchezza e speranza di vita, che è l'indicatore più forte dell'attività sanitaria in un paese, è clamorosamente presente per una patologia, per l'oncologia. Questi dati qua
che sono stati, sono anche tutti i dati pubblicati, presentati in congressi internazionali, eccetera, abbiamo fatto un giochetto. Abbiamo preso i dati di incidenza, cioè di probabilità di ammalarsi per tumore, per grandi aree del mondo. E poi in mezzo è questo GDP, che sarebbe poi il PIL, scritto in inglese, e vedete che qua siamo con 1200 dollari l'anno a persona. Questo è il rischio per gli africani, e per i più ricchi sono in Nord America, gli americani e i canadesi, 43.000 dollari sono qua, cioè l'incidenza per tumore è una malattia dei ricchi. Molto bene, adesso guardiamo cosa succede qua, guardiamo la mortalità. Vedete che le differenze non ci sono più, cioè i ricchi sono sì ricchi, non tanto hanno, fanno tanti malati per tumore, ma muoiono proporzionalmente molto meno dei poveri. Questa diapositiva qua, che tra il resto a questa drammatica situazione dell'Africa, ci ha portato qualche anno fa a fare un congresso apposta per studiare il problema africano, perché sta diventando drammatico. Cioè le aree del mondo che stanno adesso superando i 55-60 anni di vita producono casi tumore, e ci sono aree del mondo che sono assolutamente non sono in grado di curarli. Per cui la mortalità è forte qua, ma la stessa cosa succede nel micro nel nostro paese. Ci sono le aree dove si sta peggio e dove i redditi sono più bassi e non si è capaci di rispondere alla malattia. Allora, cosa però clamorosa che viene fuori da questa osservazione qua è che, uno, si vive di più se si è più ricchi, ma anche per il tumore si combatte meglio in relazione al reddito. Voi pensate alla forza di questa affermazione, perché infatti inizialmente tutti i medici si un po' si nervosiscono, come la mia capacità, io sono così bravo, mi do da fare, cioè, il suo da fare, visto su base sociale, è un da fare collettivo. Ci vogliono i soldi per formare le persone, ci vogliono i soldi per fare in modo che queste persone formate utilizzino le macchine più avanzate, ci vogliono i soldi per comprare le macchine avanzate, ci vuole tanto denaro per poter fare la sanità. E guardate male ogni volta che sentite qualcuno che taglia la sanità, i soldi, guardatelo male, perché dopo vi dimostrerò il differenziale tra efficienza ed efficacia. Allora, stiamo diffondendo questi nuovi paradigmi. Allora, il paradigma è: nelle società avanzate il cancro è un elemento descrittivo di società moderne. Cioè città moderne, quelle dell'industrializzazione, della post-industrializzazione, come la nostra, sono le società in cui il cancro diventa la malattia più importante. E ci sono due motivazioni grandi. Uno, l'uso dissennato del sistema ambiente. Due, il fatto che aumentando la speranza di vita alla nascita, noi aumentiamo individualmente la probabilità di incontrare un cancerogeno, e per cui il solo fatto di invecchiare aumenta la probabilità di ammalarsi. Per cui le nostre popolazioni sono destinate ad essere così, e quindi studiare il cancro è come studiare un pezzo della nostra società. Adesso guardate questa diapositiva, è un po' vecchia, però la riporto perché è stata poi pubblicata. Allora, questo è il PIL, il prodotto interno lordo. Dall'altra parte c'è la speranza di vita delle persone che sono malate per tumore. Poi vedete che al crescere del reddito cresce la speranza di vita. Estonia là c'ha 35% a 5 anni la diagnosi, qua ci stanno i paesi da questa parte e siamo intorno al 50-60%. Allora, poi abbiamo fatto un giochetto. Le palline che indicano i paesi sono tanto più grandi tanto più ci mettono i soldi nella sanità. La Svizzera ha un livello molto alto, però guardate che palla grande. Loro spendono il 12-13% del PIL, noi spendiamo il 6%. Io ho passato, allora, lavoravo per l'Unione Europea, sono stato invitato 3 volte in Svizzera, perché loro avevano questo piccolo problema che non sanno più dove metterci i soldi per poter garantire il livello sanitario che stanno garantendo da loro.
loro sistema prevalentemente privato che sta saltando, come stanno saltando tutti i modelli di questo tipo. L'Italia va abbastanza bene, che qua, quindi con una pallina abbastanza piccola, perché noi ci soldi ne mettiamo pochi, ma siamo bravi. Perché siamo bravi? Perché abbiamo un sistema efficiente, si chiama sistema sanitario pubblico, garantisce a tutti l'idea che la sanità sia un diritto. Ok, la nostra pallina è abbastanza piccola, però il livello siamo abbastanza alti. No, siamo ai livelli più alti. Noi paghiamo un prezzo per alcune regioni che sono disastrate, ma mediamente le regioni del nord sono ai livelli più alti d'Europa. Allora, quando uno guarda questa cosa, cosa può dire? È il reddito che crea la sopravvivenza alta? O facciamo il contrario? Se fosse il contrario, cioè che io se ho la sopravvivenza alta di un paese aumento il reddito, se fosse vero il contrario, sapete cosa vuol dire? Che non si deve più parlare del fatto che se metti i soldi in sanità questo è un costo, ma un investimento economico. È la stessa logica che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha applicato 30 anni fa per i problemi della malnutrizione, malattie infettive in Africa e in Asia. Si è capito lì che il problema è far vivere le persone per poter arricchire le popolazioni. Prima le fai vivere e poi queste. E la stessa cosa sta valendo per queste patologie cronico-degenerative nelle popolazioni della cosiddetta area ricca del mondo. Per cui, secondo paradigma, le spese della sanità non è un costo ma un investimento. Questo voi pensate cosa significa? Significa modificare tutto un paradigma politico che ha percorso 20 anni di storia di neoliberista in Europa, in Italia, per tutto. Sentite mai qualcuno che dice parla di la sanità come se fosse un investimento? Molto probabilmente invece questa è la verità. Cioè molto probabilmente, e se d'altra parte non potrebbe anche capire. Voi pensate che cosa significa dal punto di vista della popolazione, fate conto che i casi prevalenti per tumore sopra i 65 anni siamo intorno a una persona su 10. Quella persona su 10 è un portatore di un patrimonio culturale, sociale, capacità, eccetera. Se io come società lo abbandono, perdo ricchezza. Se io come società lo faccio sopravvivere, gli garantisco, lo reinserisco nella società, aumento la mia ricchezza, perché io ci ho investito prima. Ok? Adesso questo modello qua è un pochino complicato, però ve lo dico. Questo è il modello matematico che lega la sopravvivenza per tumore nei diversi paesi in Europa e il prodotto interno lordo. Facciamo finta che questa retta qui sia vera, ma uno può studiare in questo modo come vanno i singoli paesi. Chi sono i paesi che vanno meglio? Quelli che vanno alla destra della riga. Cioè, per esempio, prendiamo la Spagna. Mi aspetto che, dati i soldi, il reddito che hanno, lei abbia questo livello di sopravvivenza. Invece ne ha di più. Guardiamo la Danimarca. La Danimarca, mi aspetto che, data la sua ricchezza, sia qua. Invece ne ha di meno. È un sistema per misurare l'efficacia del paese. Sai cosa salta fuori? Che i paesi col sistema pubblico sono quelli che vengono a destra. E allora uno c'ha una misura per poter vedere qual è il sistema efficace. Non quante prestazioni hai fatto, ma quanto alla fine tu hai migliorato la speranza di vita delle persone, quanto gli hai dato di vita in più a queste persone col tuo sistema. E si scopre che sono i sistemi pubblici che hanno questa cosa, in particolare il nostro, e quelli che hanno l'idea che la salute sia un diritto, e quindi sia qualcosa sul quale non c'è da discutere, perché è un diritto delle persone. Come vedete, questo è il prodotto interno lordo, questo è l'investimento nella sanità in generale e questo è l'investimento nella sanità pubblica, tutto la spenditura, spesa sanitaria totale. C'è una relazione, naturalmente quelli ricchi
hanno soldi per la sanità e hanno soldi per la sanità pubblica. Alcuni investono di più degli altri, e sono quelli che hanno. Allora, non solo bisogna essere ricchi, ma bisogna anche non essere scemi, cioè spendere bene i soldi. Quindi a questo punto è vero che c'è un problema di efficienza. Allora, questo è il terzo paradigma. I sistemi sanitari pubblici sono la risposta per sistemi più efficaci. È quella che gli inglesi chiamano effectiveness, che sarebbe l'efficacia nella popolazione, non la singola efficacia, ma l'efficacia generale. Benissimo. Allora, la cosa clamorosa è che noi abbiamo fatto queste cose, così come bravi contadini che andavano in giro a raccontare questi numeri, ma abbiamo fatto saltare alcune organizzazioni che si occupavano di queste cose. Per esempio l'OCSE, di cui adesso io faccio consulente di questi qua, e perché praticamente hanno deciso di istituire all'OCSE, a Parigi, voi sapete cosa sia, è l'organizzazione dei paesi sviluppati del mondo, no? E praticamente hanno istituito un'unità che è basata su modelli che abbiamo e questo qui ve lo passo via veloce, comunque per dirvi che stanno adesso producendo uno studio, poi ci partecipo anch'io, praticamente quindi non c'è solo l'Unione Europea, ma ci sono tutti i paesi del mondo che partecipano all'OCSE, e anche qua di nuovo si vede la relazione tra sopravvivenza per tumore e spesa per persona, per capita, con questa relazione qua che cresce. Questo per dire che quando tu fai le cose dal punto di vista della informazione scientifica riesci a sfondare anche in alcuni pezzi dell'organizzazione capitalista. Allora, questa immagine qua è vecchia, però ve la dico, uno perché è pubblicata, due perché è molto interessante. La prima è questa. Qui collega due quantità. Da questa parte c'è l'incidenza, che sarebbe la probabilità di ammalarsi in un paese di tumore. Dall'altra parte c'è la prevalenza. La prevalenza sono le persone, il numero di persone che si sono ammalate in passato e sono ancora vive. Cosa mi aspetto io? Mi aspetto che i paesi che hanno un'alta sopravvivenza hanno tanti casi prevalenti. E poi cosa mi aspetto anche? Che tutti i paesi ricchi siano da questa parte e i paesi poveri sono qua. Allora, paesi poveri, Estonia, Polonia, bassa incidenza, abbiamo visto all'inizio, no? I paesi poveri hanno la malattia più probabilità bassa, più bassa. Ma hanno bassa anche prevalenza, per forza, sopravvivono poco, non sono capaci di far sopravvivere la gente. Prendiamo l'Italia sta sempre in mezzo e va abbastanza bene. Allora, Italia, incidenza qua, medio-alta, prevalenza medio-alta. Ma poi ci sono delle palline che sono fuori questa cosa. E questo è il punto che l'ho presentato nel Parlamento europeo. Scusate, guardate la Svezia. Ma perché la Svezia è paese ricco e c'ha un'incidenza più bassa di questi paesi qua? Ma perché 30 anni fa hanno fatto un programma nazionale di modifica alimentare, di attività, di tutto il loro sistema. Hanno investito in prevenzione primaria. E cosa hanno fatto? Hanno ridotto la probabilità di ammalarsi di quella popolazione. E hanno ricavato soldi per aumentare la sopravvivenza. E per cui ne hanno meno casi e li fanno sopravvivere tutti, prevalenza alta. Naturalmente adesso hanno il problema di poter gestire questo serbatoio di casi, ma viva la Madonna, molto meglio così che essere tra i paesi che non fanno questa operazione e quindi aumentano il dolore per i propri cittadini. Allora, la prima soluzione è la prevenzione primaria. Spostare risorse dalla cura e investire in prevenzione primaria. Questo con una visione di modificare la probabilità di ammalarsi delle popolazioni future. Naturalmente fare questa cosa adesso vuol dire vedere gli effetti da 20 anni, eh? Non li vedi subito. Ci vogliono politiche lungimiranti. Poi vi devo dire che poi c'è un problema enorme che ha a che fare anche con le diapositive che vi facevo vedere prima tra Unione Europea e Stati Uniti. Nulla si può fare in questi campi con delle visioni localistiche. Dove localistiche? Non sta per dire Lombardia, sto pensando a qualche politica in giro, no?
non sto parlando di Lombardia, ma sto parlando a popolazioni di 60 milioni di abitanti, cioè come Italia. Non si può più andare avanti così. La logica del futuro sono popolazioni di 500 milioni, 600 milioni, 700 milioni, cioè il confronto nel mondo è con la Cina, con l'India, il Brasile, stiamo passando a un livello di gradiente. A quel livello lì tu riesci ad abbattere i costi e aumentare l'efficienza. Per cui bisogna ragionare in termini di politica europea. Vi devo dire, nessuno lo sa, ma è partito un piano europeo per il controllo del cancro. Tra qualche giorno ci sarà un congresso a Bruxelles per vedere i paesi come si stanno coordinando. Nel nostro paese questo dibattito non si vede. Non si vede. Vi consiglio qualche volta di leggere qualche giornale straniero e vedete qualche volta come nelle prime pagine dei giornali si leggono queste cose. Non in Italia, in tutta Europa sì. Ok? Adesso parliamo di prevenzione. Fate un salto mentale bestiale, ma è così. Io ho avuto l'avventura di, occupando di questo problema di programmazione, di occuparmi del problema di migliorare l'organizzazione della regione Marche per quanto attiene un problema di sanità. Allora, questo è l'antefatto. Succede lì che dei cittadini organizzati sollevano il problema di una industria del petrolio che era di fianco alle loro abitazioni. E la cosa interessante è che loro, insieme ai medici di base, segnalano che secondo loro c'è un eccesso di casi di leucemia in quella popolazione. Fanno la pressione, fanno la loro cosa, medicina democratica è coinvolta, e la regione decide di lanciare uno studio. Io lavoravo a loro sotto i tumori e vengo incaricato di seguire questa vicenda. Per chi ha l'avventura di qualche volta di scendere verso sud sulla linea adriatica, questo qua è il mare, a un certo punto all'altezza di Falconara Marittima si vede di notte si vede un mostro di luci, quella di là è la raffineria API. Ok, subito di fianco c'è un brillantissimo quartiere residenziale. Adesso io, anche un cretino potrebbe capire che non si fa, ma così va dappertutto, no? Tenete conto che stiamo parlando di attività che non solo ovviamente producono inquinanti, ma producono inquinanti cancerogeni noti, in particolare il benzolo. Il benzolo si sa da 40 anni che è un cancerogeno e lì costruiscono le case così. E oltretutto per 20 anni non misurano neanche il rischio. Per cui veniamo coinvolti a studiare un fenomeno che è di questa natura. E poi è vero che le ipotesi da cui siamo partiti, cioè che non conviene essere esposto al benzolo, determino poi casi di leucemia. Così aveva detto la scienza, così aveva suggerito di non fare queste cose, cioè di non mettere i cittadini di fianco alle raffinerie e fino di fianco ai cittadini. Ma nella realtà le cose sono diversamente. Per cui noi abbiamo un nostro input scientifico, cioè andare a vedere l'effectiveness, cioè c'è effettivamente successo qualche cosa. Adesso il campionamento si fa così, no? Praticamente abbiamo campionato un po' di popolazione, naturalmente campionandola bene, questo qua non è nient'altro, dove avete visto prima c'erano le case. Questi sono i controlli. Poi prendiamo come casi le persone che in questo territorio, sono tre comuni, sono morte per tumore per l'insieme delle patologie tumorali del sangue, linfomi, leucemie, i mielomi. E questi sono la distribuzione dei casi. Allora, sono tanti, sono pochi, naturalmente ci sono le tecniche per vedere queste cose. Adesso io lascio parte le tecniche, lascio parte i numeri, statistiche eccetera, vi faccio vedere una cosa sintetica e banale. Cosa abbiamo utilizzato noi per poter dire se c'era esposizione o no? Abbiamo chiesto, facendo un'indagine che è stata aiutata dai cittadini, dai comuni eccetera, abbiamo ricostruito la storia abitativa delle persone che sono morte e delle persone che hanno cambiato il controllo. Qual è l'ipotesi?
è che se c'è un effetto dovuto alla raffineria, abitare più vicino nella propria vita, abbiamo aumentato il rischio di morire. Allora, come vedete, un po', qui non si vede tantissimo, però il baricentro dell'abitazione e delle case, comunque questa distanza qui sono mezzo chilometro, un chilometro, questa distanza qui, cioè in media le donne che si sono poi morte per leucemia erano più vicine delle donne più lontane. Poi abbiamo fatto un'altra cosa ancora più raffinata, siamo andati a vedere i questionari, abbiamo pensato qual è come posso esprimere bene il fatto di usare la casa come indicatore di esposizione, e abbiamo selezionato il gruppo che plausibilmente sia più a casa, per cui pensionati, casalinghe, disoccupati, insomma, persone, e anche qui come vedete più vicine. Questa cosa qua in termini numerici, significa che c'era un rischio di quasi 2,8-300% per tempo agrone. Cioè lì è morta della gente che non doveva morire in modo anticipato a causa della presenza della fabbrica. Allora, io ho ragionato su questa storia, sono stato spinto a ragionare su questa storia, e ho pensato, ma scusate, io che faccio il ricercatore, perché sono andato a ficcarmi in questa cosa? Qual è stato il motore? I cittadini. Sono stati loro gli attori di questo aumento di migliore conoscenza. Non sono stato io. Io non manco ci pensavo a fare questa cosa. Sono stati loro attori di questa cosa e attori del controllo di tutto il nostro lavoro. Lì si è creato un comitato che ha seguito questa cosa, che hanno aiutato tutto il progetto, che hanno discusso i risultati. Allora, secondo me l'indagine, queste adesso ho qui messo i nomi di quelle che ci hanno lavorato. Allora, l'indagine ha mostrato un eccesso di rischio di morte per il settore della popolazione esposta, ma quello che è importante è che il ruolo della partecipazione attiva e interessati è stato determinato in fase di studio, cioè i cittadini sono diventati un elemento dell'attività di conoscenza. Allora, nella mia logica, a questo punto possiamo dire che c'è un paradigma 5, che la scienza avanza con la partecipazione, e forse possiamo anche dire che quel modello a cui sono partiti di filosofia adesso c'è dentro un'innovazione. Qua c'è qualcosa di nuovo che sta cambiando nel modo in cui si fa la scienza. La scienza adesso può fare un passo avanti se diventa democrazia. Se c'è qualcuno che dice in che direzione andare, cosa devi fare, e deve essere partecipe della conoscenza. Ecco il ponte, no? Non c'è più la cittadella, c'è un ponte che costruisce insieme l'avanzamento della scienza. Io penso che qua c'è lo spazio per l'avanzamento della conoscenza, e a questo punto sul che fare. Io sono veramente grato alle persone che hanno organizzato questa cosa, perché penso che sia molto utile, e penso che il cambiamento, se possibile, passa attraverso un'educazione popolare permanente per costruire collettivi di democrazia per lo sviluppo della sanità e per lo sviluppo della conoscenza e della ricerca. Io ho pensato che sarebbe, ho sentito le proposte di altri colleghi che hanno partecipato qua, hanno detto attiviamo delle cose, secondo me si può fare un libro insieme, ma un libro non fatto dalle persone che parlano qua, ma anche da tutti voi, tutti insieme, perché la conoscenza non può più essere fatta da solo coloro i quali si occupano specificamente di questo problema. Voi siete, ognuno di voi, se capite le domande, siete attori di questo processo. Però io propongo, facciamo un prodotto, ma non solo, utilizziamo poi media, cioè facciamo che questa educazione permanente rimanga come si mette costante, utilizziamo il sistema televisivo di qualche televisione privata per lanciare questi messaggi. Perché, allora, io avevo sentito una volta un'infermiera qua che diceva, ma come facciamo ad andare avanti? Ma io mi chiedo, scusate, ma vi ricordate da dove veniamo noi?
Noi veniamo da uno Stato che ha fatto la resistenza, ma poi i Paietta, i Pertini, cioè, avevano fatto 10-12 anni in galera, pensando che la loro idea fosse giusta, e poi sono arrivati, e quando è stato il momento c'è stato un nuovo Stato. Ma noi siamo dei nani nel loro confronto, ma non siamo capaci di capire che c'è stato un vent'anni di liberismo da cui dobbiamo liberarci. E come ci si fa a liberare? Costruendo, perché abbiamo alle spalle un sistema culturale, lo si capisce dagli interventi, che è rimasto nel cuore di questo paese. Dobbiamo adesso dare gambe e forza a questo progetto, ampliando l'idea dell'educazione. Signori.